5, 4, 3, 2, 1, volando! È iniziato così il 2024, nonostante la pioggia che ha bagnato la piazza. Prima l'attesa guardando l'orologio per lo scorrere dei minuti, poi il conto alla rovescia con un coro unanime di voci, alla fine lo scoccare della mezzanotte, che ha segnato l'addio del 2023 e l'inizio del 2024, ricco di sogni e speranze. Sul palco ad attendere l'arrivo del nuovo anno, il primo cittadino Seri, gli amministratori locali, il presidente della Proloco Giacomo Grandicelli e i comici del San Costanzo Show, che si sono uniti all'evento dopo lo spettacolo al Politeama. Subito dopo, il lancio di alcune palle color argento e oro verso il pubblico e i successivi brindisi, lo scambio di auguri tra i gruppi di amici e familiari che sono accorsi in piazza dopo i cenoni o per assistere al concerto dei cantautori clandestini della scuola di Riccardo Cocciante. Sindaco, hanno bagnato, hanno fortunato. Beh, speriamo. Di solito si dice quando una cosa è bagnata è fortunata, ma che sia veramente un 2024 un anno che sappia sorprenderci, ma sia un anno della gentilezza, del rispetto, sia un anno che ci porti serenità e pace anche nel mondo, ne abbiamo veramente bisogno. Un augurio a tutti di cuore, a tutti voi e a tutte le persone che portate nel cuore. E anche in questo momento un ringraziamento a tutte quelle persone che sono impegnate per fare in modo che si possa celebrare questo Capodanno, e quindi tutte le persone che lavorano per le iniziative, tutte quelle persone che assistono i malati in ospedale o le forze dell'ordine, vigili del fuoco, protezione civile, tutte quelle persone che in qualche modo lavorano per noi che siamo qua a festeggiare l'arrivo del nuovo anno. Un Capodanno con una piazza 20 settembre che ha fatto da scenario all'accendersi della notte e una folla pronta ad accoglierlo, desiderosa di condividere la festa a ritmo di musica, proseguita poi fino a tarda notte. Organizzatore dell'evento insieme al comune di Fano, la Proloco, promotrice delle iniziative della Città della Fortuna. Giacomo, com'è andata la serata nonostante la pioggia? La serata è andata bene, peraltro sono rimasto sorpreso che c'era tantissima gente a condividere con noi la fine di questo anno e l'inizio del nuovo. Peccato la pioggia che ha un po' rovinato tutto quanto, adesso sembra quasi che l'anno nuovo ci stia portando un po' più di fortuna e che finalmente stia smettendo, quindi speriamo che la serata possa continuare. Chiaramente l'anno inizierà subito bene perché noi ci stiamo già preparando per l'ultimo e prossimo evento che faremo in chiusura del Natale Più, ovvero la Befana qui in piazza, e che si farà appunto il 6 gennaio e l'appuntamento sarà qui alle ore 16. Mi raccomando, tutti i bambini devono essere presenti perché di calze ne abbiamo prese veramente tante quest'anno, quindi ne contenteremo sicuramente tutti. Che cosa si augura per il prossimo anno? Come va, guarda, senza nessun preavviso di nulla. Allora auguri. Grazie. Che cosa vi augurate per il prossimo anno? La salute innanzitutto. Poi? Poi stare bene con la famiglia. Allora buon anno, vedo che siete in bella compagnia, vi state divertendo. Grazie, siccome no, certo. Per il prossimo anno innanzitutto bel tempo, tanta salute e tanta pace e serenità. Grazie. Come mai la scelta di Fano stasera di venire qua a Capodanno? Ma per fare qualcosa di diverso, per stare insieme, è una bella festa e quindi perché no?